ragazzi, stavo scorrendo su Roblox tranquillamente finché non ho scoperto che, mia sorella ha un server molto particolare. Come potete leggere, si chiama Non Entrare Assolutamente. E chi non vorrebbe entrare se legge un nome del genere? Soprattutto è un mondo segreto di mia sorella, quindi sono curiosissima di cosa ci può essere dentro. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina e ovviamente commentate su cosa potrebbe esserci dentro il mondo di mia sorella. E non perdiamo tempo, intrufoliamoci ad andare a vedere che cosa sta succedendo, perché secondo me le cose saranno molto ma molto interessanti. Allora, sono entrata e ci sono persone che sinceramente non conosco. E qui c'è la casa di mia sorella, ma non credo si trovi qui. Quindi vado un attimo in giro a cercare, perché ho visto che comunque sta parlando con delle persone. E adesso andiamo sicuramente a scoprire cosa sta succedendo in questo mondo segreto di mia sorella. Mi sta nascondendo qualcosa e io voglio assolutamente scoprirlo, perché sono una curiosona. C'è qualcuno? C'è qualcuno da questa... sì che c'è qualcuno da queste parti. E adesso scopriremo anche cosa succede da queste parti. Siete parte del gruppo? Il gruppo delle sorelline, siete pronte? Ovvio, sì sì, certamente. Dobbiamo allearci, perché sono stufa di essere la peggiore. Noi sorelline, sempre messa al secondo posto. Hai proprio ragione. Saremo più forti delle nostre sorelle maggiori. Lo faremo vedere ai nostri genitori. Le sfideremo una volta per tutte. Team sorelline! Sì, sorelline! Team che? Aspetta, 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 aspetta. Mia sorella ha fatto un team contro una squadra, contro le sorelle maggiori. Quindi contro di me, che cosa gli ho fatto? Sicuramente l'avrò fatto arrabbiare in qualche modo. Ma sicuramente avrà un motivo, ok? Mi dovrò solo documentare, scoprire su cosa sta succedendo. E poi semplicemente chiedergli scusa, perché non è possibile questa team sorelline. Ma che cos'è? Io e mia sorella ci vogliamo un sacco bene, ci sarà un motivo dietro. Allora, adesso guardiamo ancora un po'. Iniziamo con Susie. Oh, voglio vedere, voglio vedere. Cosa ti dà fastidio di tua sorella? Mi dà sempre fastidio e per lo più mi tratta anche male. Ti urla contro per caso? Sì, sempre. È proprio crudele. Tu, Noelle, invece? Mi dà sempre fastidio. Dice che le cose sono solo sue, tipo i suoi vestiti. Che egoista, ma c'è? Cosa c'è di male? Gigi, tu? L'altro giorno mi ha rotto il telefono. Cosa? Sì, ma è gravissimo. Mia sorella non mi ha mai rotto nulla, però litighiamo. E quindi le ho rubato Polar. Che? Cosa? Gli ha rubato Polar? Aspetta, aspetta, cos'è tutta questa storia? Mia sorella, io e mia sorella ci voglio tanto bene, perché... Ok, ok, è vero, a volte litighiamo, ma penso che sia normale fra sorelle, fratelli. Voi non avete mai litigato con i vostri fratelli? Certo che è normale, ma non c'è bisogno di essere così arrabbiati. Sicuramente lo sta facendo perché vuole delle amiche, perché mia sorella purtroppo è un po' soletta. E lo capisco, infatti io perdono. Però non può rubarmi Polar, ok? Bel piano, vero? Che piano? Oh mio Dio, mi sono saltato il piano. Qual è il piano? Ah, ok, il piano è che mi ha rubato il Polar. Va bene, va bene, va bene. Devo cercarmi di fare restituire il mio Polar travestendomi in una tipa random. Speriamo che mi riesca a darmelo. Io non voglio lasciarglielo, ok? Anche se è mia sorella. Ok, mi sono travestita come una ragazza comune, una normale. Va bene, va bene. Avviciniamoci a loro. Che stanno facendo? Beh, si stanno un po' agitando, noto, eh? Se stanno andando. Oh, seguiamole, seguiamole. Devo seguirle, devo capire meglio questa storia. E soprattutto riavere il mio Polar. Oh, quella è la cosa più importante di tutte, ok? Ok, sono arrivate qui fino a casa. Ma il problema è che hanno praticamente una sala dove stanno parlando fra di loro, ok? E c'è scritto: sala solo sorelline, se vuoi entrare devi pagare. Pure, non solo mi rubo il Polar, ma devo anche... Va bene, devo anche pagare. Paghiamo, paghiamo, tanto quanto potrà essere. 50. Va bene, dai, ok, ok. Ci sono. Prendiamo un bel respiro e proviamo a convincere Gaia, mia sorella, a farmi ridare Polar. Salve, salve, buongiorno a tutte, buongiorno. Ciao, sono Giulia, sei nuova? Sì, nuovissima, proprio di zecca. Mi hanno appena fatto uscire dalla lavatrice. Come ti chiami? Odi anche tu e tua sorella o tuo fratello? Certo che le odio, io le odio tantissimo, perché mia sorella maggiore, che non esiste, ok, non mi fa usare le sue macchinine. Già, non mi fa usare le sue macchinine. Io voglio giocarci tanto con le sue macchinine. Orribile, mi dispiace. È una storia bruttissima, guarda, non volevo raccontarla. Qua sei al sicuro? Certo, 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 certo.
certo. Ma una cosa, Gaia, non è che io sono così triste, no? Non è che per una sorellina piccola non puoi fare un po' di carità? Odiamo tutte le nostre sorelle grandi. Ma come mi odi, Gaia? Mettimi un sacco bene. Va bene, ok, ne parleremo dopo, ragazzi. Questa cosa è troppo strana. Io avrò fatto qualcosa che non mi ricordo. Comunque nulla di grave. Cosa ti serve? Non è che potresti regalarmi il mio dream pet, che è praticamente un orso polare, perché mia sorella me l'ha rubato, come qualcuno ha fatto qui dentro, no? Oh, poverina, sì, poverissima, mi stanno uscendo le lacrime. Che pet? Ah, ma ovvio, ma come che pet? Un orso polare neon, certo, un mega neon, anzi, il mega neon di Robby, tipo, quello che ci tiene tanto. Scusate, ma io sono una persona complicata e ho bisogno dei pet sofisticati. Allora, Gaia, non è che potresti darmi questo pet, per favore? Ma è tanto costoso. Beh, ma io sono tanto, tanto triste. No, però non ti conosco, scusa. No, aspetta. Come ciao? Che vuol dire ciao? Non ci credo. Mi ha buttato fuori. No, questa storia dobbiamo risolverla. Io a mia sorella voglio bene e non voglio che lei mi odia. Voglio capire qual è il motivo per cui è arrabbiata. Quindi adesso la chiamo. Ok, ho chiamato mia sorella, è proprio qui accanto. Gaia. Non ridere. Cosa stai ridendo? Me lo spieghi? Perché mi odi? Perché mi annoiavo. Che vuol dire perché ti annoiavo? Scusami, tu fai tutto un club, ok, con queste qui dicendo io odio mia sorella, e poi perché ti annoiavi? Però sono meglio di te. Che vuol dire che sei meglio di me? Ma sei meglio di me? Dimostramelo. Facciamo una battaglia di case. Chi fa la casa migliore, se è sorellina grande o sorellina piccola, vincerà. Ok, so perché hai paura che perdi. Dillo che perdi. Non è vero. Oh, sì che è vero. Non è vero. Sì che è vero. Guarda, iniziamo. Sai che ti dico, scegliti una fra le due amichette che hai qua. Scegliene una, quella che vuoi. Io ti direi questa qui perché è uguale a te. Sì, visto sì, che. Sì, ok. E sai chi io chiamo? Oh, Jenny! Eccomi! Jenny, questa qui ha rischiato di dire che lei è migliore di me. Quindi faremo una sfida. Aspetta, piccoli problemi. Devo un attimo essere sotto copertura, ok? Ha detto che io sono scarsa in confronto a lei. Quindi adesso faremo una sfida sorelline contro sorellone. L'ha detto Gaia. Beh, ha ragione. No, ma come ha ragione? No. È il momento che sparte questa build battle. Quindi Jenny, impegniamoci perché dobbiamo battere mia sorella. Gaia, sei pronta? Sì. Ok, allora andiamo. Jenny, andiamo. Jenny, è il momento di battere mia sorella. Allora, io ho messo già delle parete molto belle. Secondo me che potrebbe battere. Facciamo così. Ok, vai. Tu che cosa fai? È il bagno. Ok. Tu vai a fare il bagno subito. Io farò qua un salone. Come potremmo farlo il salone? Jenny, dammi qualche consiglio. Un divano giallo. Come mai giallo? Una televisione gialla. Ok, una televisione. Tutto giallo, perché no? Certo. Sì. Io ci metterei tipo un pezzo di vetro al centro. Perfetto. Perché un pezzo di vetro perché al centro? Perché così separi la cucina dal salone, ovviamente. Ok, allora la televisione come la vogliamo? Abbiamo detto tipo così. Gigante. No, che gigante, no, non siamo così ricchi, mi dispiace. Tutta la parete. No, Jenny, calmati, ok? So che ti piace costruire, però no. Allora, abbiamo fatto già un piccolo cosa. Mettiamo qua un tarpetino. Ok. Tarpetino? Un cuore? No, non è. No, ok, che niente cuore, niente cuore. Che dici un royal carpet? Perché noi sorelle maggiori siamo più brave. Capito? Hai sentito? Io non ho sorelle. Hai sentito? Perché non mi rispondi? Che sorella sono? Non mi importa, ok, va bene. Poi continua a fare le tue cose segrete. Io farò una casa migliore della tua. Perché lo sappiamo e lo sai anche tu che la farò migliore della tua, giusto? Gaia? Non mi risponde perché ovviamente è vero e lo sa, è la verità. Ok, guardiamo se facciamo questa parte un po' più carina. Guardate, mettiamo un ossetto bianco qui. No, troppo bianco. Ma scusa, metti le papere. Ormai è tutto papere, tutto giallo. Non ho altre papere, quindi dobbiamo usare un pochettino di cose diverse. Però guarda com'è così. Proviamo a mettere quello che mi hai detto tu, il vetro. Quello in mezzo, però non so se è una buona idea. Forse lo metterei qua. Guarda, è ovvio che è una buona idea. Ma è mia, è ovvio che è una buona idea. Oh mio Dio, Jenny, quanto sei antipatica. Me lo spieghi? Complimenti. Simpaticissima. No, non sei simpaticissima. Guarda, devi vedere che è uscito bene. Guarda, vediamo. Vedi? Era un'ottima idea.
Ragazzi, scrivete nei commenti hashtag Jenny è una rompiscatole. E io sarò d'accordo con voi. Ok, ok, allora il momento di fare un po' di cube. Una brava stilista, che cosa c'entra la stilista con le case? Avevo detto giallo? Direi, sì, abbiamo detto proprio giallo. Okay. Allora, c'è un fiore qui in che senso bagno. C'è un fiore? Giallo. Aspetta, va bene. Allora, io farò comunque per decorarlo un po' più meglio, non si può dire, giusto? Un po' più meglio. Più meglio. Per decorare meglio questa casa, ok, Jenny? Non è che tu adesso che ho contro mia sorella devo avere contro pure te, giusto? Cioè, non dovrebbe funzionare così. Sei team mia sorella, non dirmi che sei una traditrice, Jenny. Sei una traditrice? Io? Sei una traditrice, Jenny? Ma di che stai parlando? Ottimo, ottimo. Anche perché io sto facendo il divisore che tu mi hai detto, quindi dovresti rispettarmi, eh? È così che funziona, no? Jenny! Quanto lo stai facendo bene, quanto lo stai facendo... Che cos'è questa cosa marrone orribile qui? Allora ti faccio vedere, Perché io faccio questo qui. La cosa marrone serve per tenere qua. Io adesso tolgo la cosa marrone come tu la definisci, ok? Ed è spuntata questa cosa ed orribile. Ed è starta! Non è vero, è qua. Dai, guarda, dai, è carino, dai. Dai, okay, che carino. Okay, va bene. Spostiamo un po' la TV allora. Allora facciamo qui col vetro, perché secondo me è una buonissima idea. Mettiamo questo. Cioè, quanto è bello. Ah, dai. Ok, così va bene. Guarda che bellino. Allora guarda. La cucina la faccio qui. Sì, la cucina la fai lì. E qua cosa posso mettere? Vabbè, un altro tappeto, mettiamo un altro luggage. Gaia, come va? Benissimo. Come benissimo? Cosa hai fatto, Ligia? Bellissimo. No, che vuol dire bellissimo? Cioè, hai fatto qualcosa? Io ho fatto una cosa bellissima. Non me lo vuole dire, Jenny! Com'è bella? Perché? Come vince? Jenny! Devi votare per me! Ma cioè, brava, No, io sto facendo la casa da ricchi, non vedi che è tutto giallo? Io sto facendo moderni. Il giallo è da ricchi. Moderni, io sto facendo modernissima. Ecco, vedi? Tutte antipatiche. Io le credo. Jenny, la devi finire, tu devi essere dalla mia parte, sì, non sì, dalla... Cattiva. Jenny, sei insopportabile. Però sta venendo davvero bene. Guarda che carino qua. Mettiamo un pochettino di fiorellini in giro. Flower. Non so scrivere fiori. Pure quelli gialli? No, fammi indovinare. No, aspettiamo un poco. Mettiamo quelli rossi. Vediamo se... Vedi che ci sta benissimo. Guarda. Sì. Mettiamo anche un po' di gialli. Guarda che bellino. Questo è geniale. Mi piace. Ti piace? Tanto. Potevi però metterlo... fuori dalle scatole e metterlo tipo qua? No, ma lì è carino. Cioè, è molto decorativo. E cosa ci metti qui? È vuoto. Aspetta, Jenny, io ci metto le cose belle. Ok, solo che tu non sai aspettare. Perché hai premura. Perché sei come mia sorella che mi odia senza motivo. Hai capito? Io ho tanti motivi. Vai, tipo, qual è il tuo motivo? Non si dice. No, dai, dillo. Non si dice. No, adesso lo dici. Ma scusami, adesso lo dici. No, Jenny, dimmelo. Si può dire? No, Jenny. No, mi dispiace. Ok, ragazzi, lo scopriremo, ragazzi. Lasciatemi piace, così almeno riusciamo a scoprire cosa ci nasconde Jenny, visto che è un'antipatica del cavolo. Ehi! Comunque, il bagno, che ne dici se lo facciamo un po' più, tipo così? Non ho più soldi. Ok, compri tipo la vasca quella con i petri di rosa dentro. Cosa mi stai chiedendo? Scusami. Oh mio Dio, perché ho scelto quella antipatica nel mio team. Quella antipatica, mio Dio. Oh, è stata una pessima, pessima idea. Ehi. Scusa, tu perché ti stai comportando così antipatica, eh? Lo spieghi? Faccio solo ridere, non sono antipatica. Non fai idea. A me non fai idea. Tesoro di amica, io. Ma ci sono i nuovi oggetti dell'aggiornamento, Jay. Ti prego, devi spostare metti... questa finestra. Quale finestra? Ok, te la sposto. Non è che compri tipo il plush bunny pet bed e lo mettiamo, anzi i... no, metti il, come si chiama, il frigo da gallina. No, vai, clicca su new, togli questo coso che è da poracci, che non serve a nessuno. Guarda, il frigo da gallina. Sì, chick fridge. Lo vedi? In new. Clicchi su questa new. Questa cosa è ovvio che ci faccia perdere. Io non so perché lo sto mettendo. Non è vero. È bellissimo. Cioè, Jenny è bellissimo. Mettilo qua magari, perché qua prende un po' troppo spazio. Ma tipo qua. Ed è perfetto, Ah beh, sì. No, lì sicuramente non prende tipo tutto lo spazio. No, non prende tutto lo spazio. No, Jenny, no, smettila. Ah, ok. E poi l'hai messo.
che bello! È la cosa più bella che abbiamo visto, perché si intona con le paperelle che ci sono in giro. Dai, quanto è bella, Jenny. Jenny, è ingombrante. Dai, è non importa. Qui mettici una bella vasca con i, per favore, i fiori di petali di lilla. Mi fai finire con la cucina. No! Finito, no! Guarda, ti serve un Allora, Jenny, noi abbiamo finito la nostra casa. Aspetta che ci avrei messo quella... una pianta qui. No, no, ma che pianta? Adesso andiamo a vedere quella di mia sorella, che è lì tutta silenziosa, che è felice. Dai, 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 entriamo, entriamo, entriamo. Dai, Gaia, io faccio il tifo per te. No, smetti di fare il tifo per Gaia. Vediamo. Gaia, dove sei? Qui. Qui dove? Mi sono scomparsa. No, sei invisibile. No. Ok. Allora, minimalista. Aspetta, non ho messo la sedia. Non importa, non è finita, è finita il tempo. Allora, fammi qui abbiamo. Ok, sedia. Metti questa Ok, ok. Qua abbiamo una cucina. Ok, aspetta. Con una televisione devo dire in che mezzo. La TV no, un po' sbagliato, da fastidio. Perché... tu hai finito subito. Al nostro angolo fattura. Okay. Ah, l'ha cambiato, l'ha cambiato. Qui c'è la cucina. Ok, ok. Un divano con un tavolino rosa. Ah, che vuoi? Ci sta per spezzare okay, okay. I colori scuri. Certo, per spezzare. Vai, poi, qua. Poi, poi, ok, la stanza è bella. Allora, la stanza è bella. Vince tutto, proprio complimenti. Ok, ok. La doccia classica, ti puoi vedere lì. Mi piace di più questo bagno del nostro. Ok, ok. Però, però adesso è il momento che mi dà a vedere la nostra, perché è di tutto rispetto. Ok, come ti piace quindi la mia casa? Mi piace, ma guarda la mia. No, come 100 punti? Lo decidete voi nei commenti. Qui, 3 ok. Punti. No, come 30 punti. Okay. Guarda quanto è bella. Perché la mia è modella. La mia è con le paperelle, ok? Troppo giallo. Non è vero, non è vero. Allora, qua c'è la, la vero, parte dove. Giallo, giallo. Jenny, sei nella mia squadra! Che cosa mi ricorda? Lara. E Lara no, non no. È bella. Smettila, allora, smettila. È carina, però. Troppo giallo, però è carino. È carino, non è troppo giallo, è semplicemente quello dei ricchi. Ma che sto coso? Cosa è questo coso? La paperella? No, ah no, questa è una cosa che non devi guardare. Però beh, guarda che bello qui, rilassante con i petali. Niente, abbiamo vinto. Abbiamo il frigorifero, non importa. Ok, abbiamo vinto. Allora, ok, va bene. Dovete scegliere voi nei commenti chi vince. E mia sorella mi odi. Ok, allora facciamo pace. Non lo farei mai più quello che hai detto. Abbraccio, ti do un bacino sulla mano, ok? Ok, facciamo pace. E niente, scrivete tutti i commenti anche hashtag Forza Gaia. Brava. Ai.